un sito web, sia da desktop e sia con dispositivi mobili. Vedete queste tecnologie, qui c'è una fascetta, c'è un occhialetto e c'è un braccialetto che è in grado proprio di rilevare i nostri stati attentivi, cognitivi ed emotivi, come vi dicevo, anche per la misura della percezione del gusto oppure dell'olfatto, quindi fragranze che sono in grado di rilassare oppure di eccitare, oppure differenze tra tipologie di bevande diverse, che può essere esempio il vino e il caffè, oppure anche la birra. Ad esempio, studi sono stati condotti per capire la percezione della birra alcolica verso analcolica, in cui in Italia, così come tanti altri paesi europei, c'è magari più un pregiudizio legato al fatto che una bevanda, quale ad esempio la birra, è analcolica, rispetto al fatto che invece è comunque una bevanda, anche se analcolica, però buona. E queste tecnologie, come vedremo tra poco, ci aiutano proprio a misurare quello che noi magari non siamo sempre in grado di dire, no? Quindi misurano la reazione istintiva, quindi quello proprio il non detto, e che però aiuta tantissimo, perché a volte non è perché non siamo proprio in grado di manifestare le nostre emozioni, di descriverle, però ci sono comunque delle situazioni in cui, per questioni di desiderabilità sociale o per altre situazioni, magari non siamo proprio in grado di descrivere perfettamente quello che proviamo, quali sono gli aspetti di una comunicazione o di un prodotto che ci coinvolgono in maniera particolare. Queste tecnologie, grazie all'innovazione anche tecnologica, oggi sono sempre più wearable, quindi facili da indossare, e possono essere indossati anche nei luoghi, direttamente nei luoghi di consumo, quindi al di fuori dei laboratori. Possono essere quindi supermercati, oppure anche uffici, ristoranti, cinema e quant'altro. E poi c'è tutto un filone anche della neuroestetica, quindi della misura della percezione del bello, quanto un'opera d'arte è in grado di coinvolgerci, no, a livello emozionale. Un qualcosa è condurre uno studio di questo genere al computer, un'altra invece è proprio misurare la reazione emotiva, quindi le emozioni, quando ci troviamo di fronte ad un'opera d'arte. E infine ci vengono in aiuto anche le nuove tecnologie, quali ad esempio quella della realtà virtuale. A volte magari ci sono delle situazioni in cui non è possibile ricreare un ambiente, immaginate un supermercato, per capire come, magari qual è l'esperienza di acquisto del consumatore, come è possibile dare una maggiore visibilità ad alcuni prodotti. Allora vengono ricreati digitalmente questi ambienti altamente immersivi, che ci aiutano proprio a conoscere meglio il comportamento del consumatore, ma anche la riproduzione di stazioni oppure musei, in cui è possibile misurare qual è l'allestimento in grado di generare un maggiore coinvolgimento in termini di luminosità, magari delle pareti, oppure di disposizione dell'allestimento della mostra e di musica e così via. Considerate molto impossibile fare questo dal vivo, anche in termini proprio di costi. Quindi il sistema della realtà virtuale ci consente di ricreare questo ambiente in cui la persona si sente proprio, fa parte proprio della realtà virtuale, ed è possibile misurare quindi anche in questo caso le loro reazioni proprio con queste tecnologie. E poi c'è tutto il campo ovviamente della formazione, perché è molto importante parlare di questi nuovi approcci, anche perché a volte ci può essere il rischio, come vedremo anche tra poco, un po' di non percepire in maniera positiva l'applicazione delle neuroscienze in tutti questi ambiti, perché così di primo approccio potrebbe sembrare, no, un po' un'invadenza nella mente e nei pensieri del consumatore, ma al contrario, spero alla fine, diciamo, di questo nostro incontro, proprio di veicolare il messaggio come invece può essere utile, proprio per capire meglio quali sono le nostre esigenze nell'ottica del marketing, quello bello, in cui il consumatore viene messo al centro e si devono identificare quei prodotti e dei servizi che sono in linea con le proprie esigenze, rispetto a posizionare invece sul mercato una serie di prodotti o di servizi che in realtà non servono, e che quindi, anzi, a volte possono generare anche un fastidio.
E tutte queste tecnologie, soprattutto in tempi Covid, sebbene sempre meglio condurre una ricerca in presenza, è anche vero che a volte per le restrizioni che ci sono state, ma anche per raggiungere utenti in paesi diversi oppure su tutto il territorio nazionale, ci vengono incontro un po' queste tecnologie online che ci consentono tramite il computer, tramite la webcam, la misura proprio delle emozioni, un'emozione che non è data diciamo, dal battito cardiaco, da quanto ci sudano le mani, come vedremo tra poco, quindi un'emozione più viscerale, mentre è data da un'emozione delle espressioni facciali, quindi quanto siamo felici, quanto siamo tristi. Ovviamente è meno precisa rispetto alla misurazione proprio Vuoi del l'acqua? viso. C'è Vuoi, vuoi? qualcuno che ha forse l'audio acceso, più che altro perché ogni tanto si sentono dei rumorini. Grazie. E quindi, come vi dicevo, è una misurazione dell'emozione non proprio, diciamo, fisiologica, però ci dà sempre una risposta magari a quanto siamo, diciamo, coinvolti, no? A livello di felicità o di tristezza. E poi c'è sempre la strumentazione che misura la nostra attenzione visiva tramite eye tracker. Vi faccio vedere un piccolissimo video, ditemi se si sente anche l'audio, dovrei averlo inserito. E in cui vengono descritti un po', diciamo, le attività, cos'è possibile fare con queste tecnologie e che poi di volta in volta approfondiremo in questo nostro incontro. Ovviamente tutte queste tecnologie possono essere impiegate anche al settore, no, dello sport, e vedremo anche diciamo, con dei piccoli video come possono essere utili per misurare magari l'attività e migliorare le performance anche dei giocatori, anche se questa non è ovviamente diciamo, la sede, no, in cui poter mostrare altri contenuti, però per dire che dove c'è bisogno di misurare questi vissuti cognitivi ed emotivi, queste tecnologie ci possono proprio aiutare in questa, diciamo, missione. Allora, ovviamente mi raccomando, per qualsiasi curiosità o se non vi è chiaro qualche concetto, qualcosina che dico, voi interrompetemi in qualsiasi momento e sono qui per voi.
E tra un poco poi vi farò anche fare un paio di giochini e vi chiederò ovviamente di accendere l'audio e insomma un po' di un minimo di interattività. Allora, partiamo quindi col conoscere un po' da vicino la mente del consumatore, perché come ci siamo detti, no? Ognuno di noi siamo dei consumatori perché quotidianamente svolgiamo acquisti di ogni tipo, quindi il consumatore. Chi è colui che effettua il consumatore, cioè chi utilizza dei beni e dei servizi che vengono prodotti e proposti dal sistema economico. E in realtà ci sono tante figure di consumatori, perché c'è il consumatore che, ad esempio, compra soltanto il meglio, c'è invece il consumatore che fa tanti acquisti di impulso, che acquista quello che capita magari all'ultimo momento, c'è invece un ottimista equilibrato. Quindi che è chi acquista effettivamente una serie di prodotti, però lo fa in maniera equilibrata. C'è l'aspirante lottatore, colui che vorrebbe acquistare magari sempre tante cose, però un pochettino si deve frenare, oppure il conservatore domestico, no? Colui che acquista ma che prima consuma quello che c'è in casa prima di acquistare altre cose, oppure lo scettico indipendente, o infine il tradizionalista sicuro, cioè compro soltanto, no, quello che mi serve. Compro soltanto i prodotti che ho sempre acquistato. Quindi, come potete notare, in realtà ci sono diversi tipi di consumatore, ma il consumatore è stato sempre così e le aziende a chi si devono rivolgere? Ieri diciamo che il consumatore era un po' diversa da quella che è oggi, perché una volta il consumatore veniva visto un po' come passivo, che aveva delle basse capacità valutative. Oggi invece è considerato una persona molto proattiva, che è anche capace di agire sulle decisioni aziendali. E lo studio del consumatore ha avuto origine in realtà verso la fine degli anni 60 e in particolar modo negli Stati Uniti. Che cosa succedeva? In passato il consumatore chi era? Era una persona che era considerata come un semplice ricevente passivo di informazioni, cioè non era proprio in grado di confrontare, di pesare le diverse proposte ed era anche molto in balia della pubblicità. E per questo motivo anche il tipo di comunicazione in realtà era abbastanza diversa da parte dell'azienda, no? Era una comunicazione per lo più molto lineare, unidirezionale, andava dall'azienda al consumatore, in cui era soprattutto l'impresa, no? A parlare ad un pubblico che poi ascoltava passivamente. Sicuramente la quantità dei prodotti presenti una volta, era ben diversa da quella a cui siamo abituati oggi, e anche l'attività di comunicazione aziendale era ben diversa. Vuoi anche il fatto che non c'erano tutti gli strumenti tecnologici di cui disponiamo invece oggi. Ma che cosa è cambiato? In realtà, e noi questo lo vediamo, no, quotidianamente, le aziende si sono rese conto che non basta più essere creativi, innovativi nel pensare alcune strategie, ma occorre proprio studiare il target a cui si vuole rivolgere l'offerta, perché bisogna conoscere bene questo target e sapere anche quali sono le modalità di acquisto. Avete visto prima, no? Le figure possibili del consumatore che sono stati classificati un po' in base ad una ricerca che è stata condotta qualche anno fa. Cioè non c'è il consumatore che è uguale ovunque e dappertutto, ma ci sono diverse, ognuno di noi ha delle esigenze, quindi le aziende devono conoscere bene il proprio consumatore per offrire dei prodotti o dei servizi che siano in linea con le loro esigenze. E proprio per questa ragione la comunicazione cambia, non è una comunicazione come abbiamo visto dal passato unidirezionale e lineare, ma c'è un vero e proprio scambio, no, tra le aziende e i consumatori, che è più difficile anche da prevedere rispetto al passato. E se vogliamo, c'è anche una certa disparità a livello sia di impatto sociale, ma anche proprio di potere, no? Tra proprio gli esperti del marketing e invece anche gli esperti consumatori. Pensate anche a volte al ruolo che giocano proprio gli influencer, che a volte sono proprio i principali ambassador, no? Delle aziende che
a seconda anche delle percezioni che hanno nei confronti del prodotto, sono in grado di accreditare o meno l'azienda stessa. E perché tutto questo è cambiato? È cambiato perché oggi tutti quanti noi, il consumatore in generale, è sempre più protagonista, è sempre più consapevole, sempre più informato, responsabile, esperto. Pensate, quando voi dovete fare un acquisto, non vi dico magari l'acquisto di beni commodities, ovvero di quei beni di acquisto quotidiano, ma pensate a degli acquisti di beni un po' più complessi, quindi l'acquisto di un'auto, l'acquisto di una casa, l'acquisto di un qualcosa che è più importante, no? Prima di effettuare un acquisto, voi cercate di raccogliere più informazioni possibili proprio per essere sicuri nella scelta che fate. E a volte ci si pone un po' qualche domanda, tipo, ma soprattutto le aziende, no, si chiedono, ma che cos'è che spinge i consumatori a fare le scelte che fanno? Cioè, che cos'è che gli fa scegliere una marca o un prodotto anziché un altro? No? Perché a noi ci piace acquistare, ad esempio, un iPhone, l'Apple, mentre invece c'è il gruppo di persone che acquista sempre soltanto Samsung. Cioè, che cosa pensa veramente chi è che fa acquisti? Diciamo che esiste una piramide dei bisogni, così definita di Maslow, colui che l'ha ideata, che dice che normalmente le persone quello che fanno è soddisfano i propri bisogni in base ad un ordine, no? Prima di tutto tendiamo a soddisfare i bisogni fisiologici, quindi il mangiare, il dormire, bisogni poi anche di sicurezza, di appartenenza, fino a che poi riusciamo, una volta soddisfatti tutti questi bisogni, bisogni di stima e bisogni anche di autorealizzazione. Però l'obiettivo principale di ogni azienda è capire proprio che cosa ci muove a compiere, no, alcune scelte. E in questo, in tanti anni, le ricerche di mercato hanno avuto proprio l'obiettivo di conoscere meglio ciò che accade nella mente del consumatore. Tuttavia, che cosa accade? Ci sono in tante aziende, in tutte le aziende, delle aree legate proprio alla ricerca del consumatore. Vengono condotte tante ricerche in termini sia qualitativi, avrete sicuramente sentito parlare qualche volta di interviste personali oppure anche di focus group, però poi ci sono quindi queste ricerche di tipo più qualitativo. Vengono condotti su dei campioni piccolini e hanno un obiettivo per lo più esplorativo, cioè di conoscere il fenomeno. Però quello che pensano 8 persone sicuramente non lo penserà tutta una regione o tutta Italia. Allora c'è bisogno di spostarsi su un altro tipo di ricerca che è più quantitativa per capire se quelle ipotesi che sono state formulate nella ricerca qualitativa vengono poi condivise anche dalla maggior parte delle persone, quindi in una regione, in una nazione, o addirittura anche a livello internazionale, sono i famosi questionari. Però che cosa ci si è resi conto? Ci si è resi conto che nonostante anni e anni e anni di ricerca del consumatore con queste tecniche tradizionali, in realtà, secondo una ricerca, accade che circa l'80%, pensate, l'80% è in paesi come l'Asia, invece, quindi possiamo metterci Cina, Giappone e altro, e il tasso, diciamo, circa l'80% dei prodotti che vengono, dei nuovi prodotti che vengono lanciati ogni anno, vengono ritirati nell'arco dei 6 mesi, dei primi 6 mesi. Quindi immaginate gli investimenti, noi a volte vediamo al supermercato o comunque nei negozi alcuni prodotti, magari sono stati appena lanciati una novità, e dopo neanche qualche mese non li troviamo più, perché di fatto non hanno avuto quel successo sperato e quindi sono stati ritirati. E allora uno dice: ma come? Abbiamo investito tanti anni nella ricerca e sviluppo, abbiamo fatto tantissime ricerche di mercato, i nostri consumatori ci hanno detto che sicuramente apprezzavano quel prodotto, quel servizio, ma come mai quando poi l'abbiamo lanciato in realtà questo prodotto non ha avuto successo? Beh, come potremmo vedere, un po' è tutta colpa, se vogliamo così dire, del nostro cervello. Ma di questo problema qui già se n'era accorto un noto pubblicitario britannico che si chiama David Ogilvy, che negli anni 50, pensate, già aveva proprio descritto così, no, il problema principale dei consumatori, dicendo che i consumatori non pensano come sentono, non sanno quello che pensano, non lo riescono a dire a parole. La cosa ancora un po' più grave è che poi non fanno quello che dicono.
E quindi capite bene che questo ha creato, no, un po' di problemi, soprattutto per le aziende, perché si sono resi conto che in realtà le ricerche di mercato tradizionali, sebbene sempre importanti, però non sono più sufficienti per conoscere realmente le esigenze del consumatore. E quindi, e questo è il passaggio successivo, cerchiamo di capire un po' come le neuroscienze vengono in aiuto del marketing per capire un pochettino meglio quello che davvero magari ci farebbe piacere vedere, ci farebbe piacere trovare nei luoghi di acquisto e consumo, rispetto invece al proporre alcuni prodotti e servizi che in realtà a noi non ci piacciono e non ci coinvolgono. Sì, questa è già una prima domanda che vi faccio. Se io vi dovessi chiedere, no? Quanti cervelli abbiamo, voi che cosa mi dite? Cosa mi rispondete, giustamente? Questa è una domanda semplice, semplice. Quanti ne abbiamo? Se non erro, tre. Se non erro. Ok, tre. Tutti d'accordo? Magari qualcuno dirà, ma ero rimasto ad un cervello soltanto, no? Oppure c'è anche chi dice, no, ci sono quei due emisferi, sinistro e destro. Oppure giustamente, forse abbiamo tre cervelli, o addirittura ne potremmo avere anche più di tre. Allora uno dice, no, ma qual è in realtà la risposta esatta? Allora, sicuro. Ovviamente non modifichiamo, no, quello che esiste realmente proprio a livello anatomico. C'è un cervello che, ovviamente, come potete vedere, è tanto, tanto, tanto complesso. E veramente il cervello è se non proprio l'organo più complesso che conosciamo: 100 miliardi di neuroni, miliardi e miliardi di connessioni neurali che ci aiutano, ovviamente, a fare tutto nella nostra vita. E ci sono proprio delle aree, no, deputate effettivamente a compiere alcune azioni. C'è il centro della parola, vedete, c'è quello del ragionamento, dell'immaginazione, la parte del cervello che ci consente di osservare, quindi di vedere. Però effettivamente, come c'è stato anche detto, no, una risposta da voi, esiste una teoria un po' più semplicistica, ma è proprio per un po' cercare di capire meglio come funziona il nostro cervello e perché di fatto non sempre quello che noi diciamo corrisponde a quello che poi realmente vogliamo. Secondo, diciamo che la teoria di Paul MacLean, che è uno neuroscienziato, il cervello umano ci dice che è proprio composto in realtà da tre parti, sono ben distinte e queste parti corrispondono a delle fasi evolutive differenti, però ciascuna delle funzioni particolari. Ovviamente non lavorano in maniera separata, ma in maniera integrata. E questo perché non negli ultimi decenni sono state fatte proprio delle scoperte incredibili sul cervello. E quindi ci sono queste tre parti del cervello. Vedete, c'è una parte che è il cervello, diciamo proprio quello primitivo, il cervello rettile, quello proprio che si è formato, no, all'inizio, milioni e milioni di anni fa, ed è un cervello che è legato alla sopravvivenza, alla difesa, quindi agli istinti, ai riflessi, a tutta la parte della regolazione fisiologica, quindi proprio del battito cardiaco, e al fatto è legato alla sessualità, è legato all'esplorazione, quindi proprio la parte più primitiva del nostro cervello, quindi è quella parte più istintiva. Poi invece c'è il cervello intermedio, il cosiddetto cervello, quello più emotivo, tutto, diciamo, il sistema dell'area limbica. E poi ci sono, che è questa parte qui del cervello dedicato quindi al vissuto relazionale, al vissuto proprio delle emozioni e degli affetti, all'attaccamento, alla memoria implicita. E infine c'è questa parte invece che è della neocorteccia, è quella che invece si è sviluppata, diciamo, in maniera poi successiva ai primi due cervelli, ed è sede principalmente del pensiero razionale, della concentrazione, di tutte le funzioni esecutive, di quelle logiche, vedete, del linguaggio, quindi, no, di accesso alla parola.
E quindi questa è un po' una versione un po' semplicistica, come vi dicevo, di una rappresentazione del cervello e di come si sono formati proprio nel corso degli anni. Quindi come funziona il cervello? Da tre possiamo poi passare anche ad una supersintesi ulteriore di due aree principalmente coinvolte o di due modalità proprio di approccio. C'è questa prima parte del cervello protorettiliano che, come ci siamo detti, è deputato alla sopravvivenza, che influenza proprio in maniera veramente determinante il processo decisionale e che opera in stretto contatto poi con il sistema limbico, quello, no, che elabora le emozioni. E come lo fa? Pensate, a livello non conscio e ad una velocità veramente elevata. E questo è stato definito proprio da, come vedremo nella slide successiva, come System One. E poi invece c'è l'apparato, quello un po' più recente, no? Che è quello della neocorteccia, che è responsabile invece di quel pensiero più logico, razionale, che pensa, e che invece questo lavora a livello più, diciamo, consapevole, a livello conscio, però comunque ha una velocità un pochettino limitata. Quindi questo System 1 e System 2, che in realtà è uno scienziato, tra l'altro vincitore del premio Nobel per l'economia, Daniel Kahneman, che cosa ha detto? In questo suo libro che ha scritto, Pensieri lenti e veloci, si propone proprio di mostrare che raramente le scelte che noi facciamo quotidianamente sono dettate esclusivamente dalla razionalità, anche quando a noi magari ci sembrano proprio ben ponderate. Invece la maggior parte delle decisioni che prendiamo quotidianamente, quindi quelle proprio di tutti i giorni, deriva dal cosiddetto System One. Vedete qua, è un sistema che cosa fa? È un sistema primordiale, istintivo, che è veramente veloce, opera in fretta, in maniera automatico, tra l'altro non richiede nessuno sforzo. E dovete sapere che il nostro cervello è veramente pigro, cioè ogni volta che ci viene richiesto di fare un qualcosa di nuovo ci mettiamo a volte veramente tanto effort. Può tra l'altro anche lavorare quando siamo stanchi, magari stressati. Immaginate, no, a tutte le azioni che noi svolgiamo quotidianamente, circa il 90-95% delle azioni che noi svolgiamo ogni giorno derivano da questo System One. Pensate già soltanto al fatto stamattina di esservi svegliati, di aver preso il caffè, di aver acceso il computer, di seguire adesso questo incontro, e voi avete fatto delle azioni veramente in maniera proprio straautomatica, oppure di prendere la macchina, di dover andare al lavoro in un luogo, un tratto di strada che fate quotidianamente, cioè neanche ci pensate, proprio perché noi abbiamo ormai memorizzato tutte queste informazioni. Anche quando abbiamo la febbre, per dire, cioè se dobbiamo accendere il computer oppure se dobbiamo cucinare, magari lo faremo con difficoltà, ma in realtà è qualcosa che non ci richiede tanto sforzo, perché sono ovviamente delle operazioni che noi facciamo tutti i giorni. Ma anche è vero che è suscettibile di errori, perché ad esempio è vero che noi la strada da casa al lavoro la conosciamo molto bene, però fidandoci del nostro istinto può capitare che se a un certo punto ci distraiamo un attimo, banalmente potremmo anche prendere una strada rispetto ad un'altra. Succede raramente, però, per dire, rispetto ad avere Google Maps impostato o comunque un percorso che abbiamo definito a priori e di cui sappiamo, no, che dobbiamo andare una strada nuova, prestiamo più attenzione, allora questa parte, in questa seconda circostanza, sarà operata per lo più dal System 2. È un sistema quindi più lento, che richiede sforzo, che è sicuramente necessario quando, vedete, dobbiamo prendere delle nuove decisioni, e che in realtà è un pochettino più difficile, no, da attivare quando siamo stanchi. Però è tutto quel sistema che è legato all'analisi riflessiva oppure alla logica, per questa ragione è suscettibile anche di minori errori, perché siamo lì a tavolino, quindi a pensare bene quello che poi dobbiamo fare. Però immaginate se ogni giorno, quotidianamente, la maggior parte delle decisioni le dovremmo prendere coinvolgendo questo sistema, non sarebbe possibile, no? Al contrario, invece, la maggior parte le azioni le facciamo in maniera proprio istintiva. Quindi questo System One in realtà è molto importante in quello che noi facciamo quotidianamente, ma non sempre questa parte qui noi possiamo accedere, no, con il pensiero razionale. Quindi che cosa le neuroscienze ci aiutano e in realtà vengono in aiuto, no? Ci aiutano proprio a capire bene il comportamento del consumatore, che tutta la parte consapevole, che è legata al ragionamento logico, pensiero volontario, azioni volontarie, abbiamo detto che
È un'attività molto lenta, faticosa e selettiva che possiamo accedere alla parola, diciamo con questo misurando quello che magari noi pensiamo, però come potete vedere la maggior parte delle azioni che invece noi compiamo quotidianamente, che sono tutte legate ai pensieri automatici, azioni involontari, memoria inconscia, emozioni, creatività, fanno parte di questa parte del cervello sommerso che in realtà non ha accesso alla parola e che invece è molto importante. Perché determina il 90-95% dei comportamenti quotidiani. E le neuroscienze ci aiutano proprio a capire meglio che cosa accade in questa parte del nostro cervello. Quindi capite bene qual è il contributo proprio delle neuroscienze in generale per il comportamento, per conoscere meglio il comportamento del consumatore. E quindi tutta questa parte importante, no, per definire, come ci siamo detti, la sequenza di attivazione. Prima il consumatore decide, poi in realtà ascolta e successivamente dà poi una spiegazione a quello che è stato fatto. E questo accade anche, no, proprio quotidianamente, avviene in generale per tutti gli stimoli di marketing e in tutti quei contesti di scelta in cui viviamo e che è veramente sempre più affollato da nuovi stimoli. Infatti, l'accesso alla comunicazione pubblicitaria, guardate questa immagine, no, di Times Square, e ha consentito ovviamente la possibilità di tanti operatori di poter comunicare con degli stimoli che ci bombardano, no, quotidianamente. Quotidianamente siamo proprio raggiunti da migliaia e migliaia di comunicazioni o comunque di stimoli anche di marketing. Da una ricerca che è stata condotta sembra che in America ogni individuo viene raggiunto quotidianamente da circa 2000, pensate, stimoli di ogni tipo, quindi di comunicazione, di brand, di prodotto. E pensate un po' com'è possibile, no, ricordare quotidianamente tutte queste informazioni. A breve vedremo che il nostro cervello non ha una capacità di memorizzazione infinita, quindi proprio per la sopravvivenza noi dobbiamo selezionare le informazioni. Quali informazioni selezioniamo? Vedremo che sono le informazioni che per noi sono più importanti. Però a volte questo non viene sempre compreso, no, dalle aziende che pensano che la loro comunicazione in realtà è una comunicazione emozionante, è una comunicazione che genera tanta attenzione e che quindi sicuramente funzionerà, tralasciando che al contrario l'essere umano invece non ha tutta questa immensa capacità di memorizzazione e allo stesso tempo di attenzione. E qui vi faccio un piccolo giochetto, no? Vi chiedo il semplice gioco della trova le differenze. Ci sono cinque differenze tra queste due immagini e vi chiedo per favore di identificarle. Ovviamente accendete i microfoni perché io purtroppo mi sa che non posso leggere le chat se non lo scrivete. Però a voce è Numero meglio. di Prego. il 3 sul numero di targa. Perfetto, giusto. Quindi il primo elemento è che manca il numeretto. Quindi La la persona targa. accanto al telefono. Perfetto, la La persona persona accanto alla accanto. maglia. E Ok, quindi sono due. Tre parti sullo sfondo mancanti. Il palloncino, il segno tipo della metro e una cosa accanto all'albero. Ok, bravissima. Quindi qui c'è il semaforo verde che manca, poi c'è questo archetto, diciamo qua che non c'è, e poi alla fine questo simbolo che manca. Perfetto, tra un poco poi ci ritorniamo. Quindi che cosa succede? Diciamo che la nostra mente umana, no, ogni secondo, noi siamo esposti veramente ad 1 miliardo proprio di bit di informazioni che ci raggiungono attraverso tutti i nostri sensi, ma gli esseri umani sono in grado di lavorarne soltanto una piccola parte, no? Lasciando la maggior parte di questi stimoli ovviamente inosservati. Però dobbiamo anche capire, no, quali sono le caratteristiche, quali sono proprio quei messaggi che quelle caratteristiche di qualsiasi stimolo che ci porterà a memorizzarne alcune e a tralasciarne delle altre. E non ci dobbiamo dimenticare, come vi dicevo prima, che la nostra memoria
interna del nostro cervello non è che proprio infinita, sebbene ci siano delle ricerche neuroscientifiche che ci dicono che la quantità di informazioni che possiamo memorizzare è sicuramente maggiore di quella che vedete scritta qui, però fino a qualche anno fa si pensava che la capacità massima per noi fosse di 10 gigabyte. Ora, se io vi dovessi chiedere, ma il vostro cellulare quanti gigabyte ha? Sicuramente ormai non meno di 64, vero? 64, 128, ma con 10 gigabyte non ci faremmo veramente nulla col nostro cellulare. E ora io non so esattamente l'età media dell'aula, però diciamo quando io ero piccolina, che non c'erano gli smartphone, avevamo magari il Nokia e lì c'era una capacità di memorizzazione, ad esempio, di una ventina di messaggi di testo. E che cosa succedeva? Quando arrivavamo al limite, tipo 19-20 messaggi, iniziava già a lampeggiare l'iconcina, perché diceva spazio di memoria non insufficiente. Allora, cosa facevamo? Dovevamo andare a rileggere tutti quanti i messaggi per fare spazio, e quali andavamo ad eliminare? Quelli che in realtà non erano per noi così tanto importanti, vero? E lasciavamo invece quelli un po' a cui eravamo attaccati e quindi che ci sembravano importanti mantenere in memoria. Ecco, il nostro cervello su per giù fa proprio questo. Noi non possiamo memorizzare tutte le informazioni che ci arrivano, perché altrimenti sarebbe veramente, avremmo bisogno, pensate, no, in una vita di quanta capacità di memorizzazione. Allora, in maniera proprio selettiva, in maniera naturale, il nostro cervello, e meno male, deve fare ogni tanto pulizia e deve selezionare soprattutto in entrata le informazioni che per noi sono più importanti rispetto a quelle che non sono importanti. E in queste fasi i processi di attenzione e di emozione sono molto importanti per selezionare gli stimoli che noi riteniamo quindi più adatti a mantenere in memoria. Ora vi faccio vedere questo piccolo video in cui ci sono due squadre. Io non so se voi lo avete già visto, per chi non lo ha visto e quindi lo vede per la prima volta, gli altri invece chiedo di non rispondere. E mi dovete dire, per favore, come vedete, ci sono due squadre, no? Delle ragazze che hanno una maglietta nera e altre tre che hanno la maglietta bianca. Io vi chiederò di contare, poi alla fine mi dovrete dare questo numero, il numero di passaggi dei giocatori con la maglietta bianca. Ok? Quindi iniziamo. Count how many times the players wearing white pass the ball. Quindi, come vedete, sono questi sei giocatori, no? Io vi chiederò quelli solo con la maglia bianca, quindi uno già l'ha fatto, due, tre. Semplicemente dovete solo contare, non vi chiedo veramente di fare altro, perché alla fine mi dovrete proprio dare il numero esatto dei passaggi, sempre con i giocatori della maglietta bianca, tralasciando in parte quelli con la maglietta nera. Abbiamo quasi finito i passaggi. Perfetto. Numero di passaggi. 14, 15. Ok. Un attimo così almeno vi vedo in questa fase. Allora, 14, 15. Siete tutti d'accordo? Qualcuno di più, qualcuno di meno? Io ne ho contati 12 perché mi è parso che a un certo punto è entrato uno vestito da scimpanzé che ha preso la palla che non, dei bianchi. Eh sì, il gorilla. Il gorilla. Ma il numero di passaggi, vi fermate tutti a 14, 15 e 12? Sì. Ok, allora il numero esatto era 16. Uno ce lo siamo perso, qualcuno in più ce lo siamo perso, però delle persone che hanno appunto, comunque sono arrivati a quel dal 12 al 15 come numero, quanti di voi si sono accorti dell'ingresso dello scimpanzé, del gorilla? Daniela fa cenno di no, effettivamente non l'ha notato, ma io sono sicura che non siamo in aula, ci picchia, però se avessi chiesto ad alzata di mano, no? Probabilmente chi ha visto però per la prima volta, perché già chi lo conosceva già sapeva, no, quando entrava il gorilla, ma chi lo vede per la prima volta questo video, normalmente il 50% delle persone non lo nota ed è un fenomeno normalissimo, no? Però io chiedo, chi ha visto il gorilla
Si è accorto che a un certo punto il colore della tenda da rosso che era all'inizio è diventato invece giallo? No, io ho visto solo il gorilla, ma non ho fatto caso alla tenda. Ok. È possibile rivedere il video, sennò dubbi anche sulle magliette. No, no, tra poco lo rivediamo. Però dico in generale, qualcun altro, quindi vedete già, nessuno ha notato, no, questa differenza del cambio di colore. E un ultimo aspetto, quando è entrato il gorilla, quindi sempre che ha visto il gorilla, i giocatori da 3 contro 3 che erano, sono diventati 3 con la maglia bianca contro 2 con la maglietta nera. Quindi questo cambio anche di numero, lo avete notato? Perfetto, Daniela, sì. Monica? Sì. Io ho dubbi proprio sul video, ormai non ho più certezza. Ok, adesso lo rivediamo. Però capite bene, tanto a breve ve ne faccio vedere anche un altro, dove ormai comunque avete capito un po' il funzionamento e il meccanismo, e quindi magari sarete anche un po' più attenti a trovare le differenze. Però capite bene che in questo piccolo video, quanto è durato? 30 secondi? In 30 secondi ci sono stati 3 cambi di elementi nella scena, che in realtà noi non ci abbiamo fatto tanto caso. È vero che io vi ho chiesto di svolgere un compito, cioè di contare il passaggio, ma voi immaginate di essere in un luogo che può essere un supermercato, un negozio, oppure a casa sul divano a guardare la televisione. Capite bene che se c'è un qualcosa che ovviamente cattura la vostra attenzione, poi tutto quanto il resto non gli prestate tanta attenzione, vero? Cioè tralasciate queste informazioni e pensate se un'azienda di comunicazione decidesse di inserire il proprio prodotto, il proprio brand al posto del gorilla. Quante persone magari non lo noterebbero? Quindi soldi, investimenti che magari vengono dedicati e che poi non hanno gli effetti sperati. Quindi capite bene quanto sono importanti questi processi di attenzione per l'essere umano. Non possiamo prestare attenzione a tutto, soprattutto in questa piccola scena, avete visto, con pochi elementi che sono cambiati. Vi rifaccio vedere il video, guardate la tenda, no? Già qui si vede che è gialla, mentre all'inizio era rossa. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Vedete, è normale che metà delle persone che lo vedono la prima volta non lo notano. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color? Anche chi vede il gorilla a volte non vede il cambiamento di colore della tenda o il fatto che i giocatori da 3 sono diventati 2. Guardatelo di nuovo. Vedete, guardate, esce la ragazza, entra il gorilla, cambia la tenda da rossa a gialla. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Vedete, quindi quando noi siamo concentrati comunque su alcuni compiti è normale tralasciare tutti gli altri, e questo è un video che normalmente viene fatto vedere proprio sui meccanismi dell'attenzione. Ma io ve ne faccio vedere adesso un altro. Poche parole, anche qui bisogna capire, no, che cosa accade nella scena, però se voi non aveste visto prima quello sul gorilla, e questo magari fosse stato un po' un video visto per la prima volta, ovviamente anche qui sono sicura che gli elementi identificati sarebbero stati minori di quelli che poi mi direte. Qui bisogna capire, in realtà c'è un investigatore privato che sta indagando sull'omicidio di questa persona e quindi deve interrogare le persone. Vediamo un po' chi è colui che ha commesso il delitto. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Ok, allora, ecco, già ve l'ho detto. Mi dite un pochettino quali sono i cambiamenti che avete notato nella scena? È cambiato
il maggiordomo non ha più il mattarello ma il candelabro, per Perfetto. Esempio, il vaso più grande è diventato più piccolo della signora che ce l'aveva in mano, è cambiato, non c'è più l'orso dietro ma c'era, è comparso un cavaliere, è cambiato anche l'uomo a terra. Ok, che a volte effettivamente e la persona... credo anche... Il poliziotto si è cambiato di veste, però non sono sicuro, non mi ricordo. Però poi basta. Ok, massimo identificati 5 ed è stato bravissimo. Chi ne ha identificato magari un altro, cioè un altro elemento che lui non ha detto? Avete notato qualcos'altro? 21. Sì. Ho fatto andare avanti il nello video. Specifico rimane la sensazione, rimane non diciamo l'oggetto nello specifico, nel guardarlo in generale è cambiata la sensazione, ho la certezza che sono cambiate diverse cose, non so dire quali nello oltre specifico quelle... però uno non c'ha diciamo esattamente non si è identificato, mi sembra che fosse cambiata intorno diciamo alla vittima, c'era prima la striscia rossa che era più marcata e adesso mi è parso non ci fosse più. Sì, in realtà mi sa che forse è proprio il tappeto, qualcosa del genere a terra. Ok, quindi capite bene, bene o male siamo una ventina di persone, no? E anche mettendoci insieme abbiamo identificato comunque al massimo, no? Un 7, 8, 10 elementi, ma come avete visto c'erano 21 cambi scena, proprio in circa un minuto di video. Vediamo un poco quali erano tutti gli altri elementi che non abbiamo notato. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Avete visto, no? Quindi tutti questi elementi che in realtà sono cambiati nella scena, e questo pensate era un video proprio di comunicazione sociale che era stato girato e mandato in onda dal trasporto londinese proprio per prestare una maggiore attenzione ai ciclisti, no? Perché uno dice, sai, se tu stai facendo comunque un qualcosa mentre guidi, ad esempio usi il cellulare, non riesci ad avere poi il controllo, no, di tutto quello che accade, quindi in questo caso quando devi prestare attenzione perché stai guidando, guida soltanto e non fare altro, perché uno dice no, io posso tenere sotto controllo tante cose, no, non si possono tenere sotto controllo tante cose, proprio perché come avete visto, per quanto noi pensiamo di prestare attenzione a tanti elementi, no, dell'ambiente che ci circonda, della scena in questo caso, in realtà ne manchiamo veramente tanti. E questo è l'ultimo esempio, sempre sull'attenzione visiva, che ha un'implicazione anche importante per la comunicazione, che si chiama Stroop Test, prende il nome dall'ideatore di questo test, che ci dice quanto è importante il concetto, no, della congruenza. E anche in questo caso vi chiedo di leggere, cioè vedete è un gioco che si basa su delle scritte di colori che però sono stampate con un colore differente. Allora io vi chiedo prima di tutto di leggere le scritte così come sono, magari mi rendo conto, facciamolo con i microfoni spenti e provate un po', no, a cronometrarvi. Cioè se io vi chiedo di leggere dal primo, quindi dal primo colore fino all'ultimo, voi cosa fate? Giallo, azzurro, arancione, nero, rosso, verde, marrone, giallo, rosso, arancione, verde, nero, azzurro, rosso, marrone, verde, azzurro, arancione. Quanto ci abbiamo impiegato? Pochissimi secondi. Probabilmente non avremmo fatto nessun errore, ma se io vi dovessi chiedere questa volta di non leggere la stampa, ma di leggere invece il colore rappresentato, ovvero rosso, verde e blu, vi sfido a leggere tutto dall'inizio alla fine, a cronometrarvi e a dirmi se avete fatto qualche errore. Mi do qualche secondo, provateci. Quindi rosso, verde e blu, andate avanti poi con rosa, blu, azzurro.
ci avete provato, secondo me ci avete impiegato anche più tempo per leggerlo dal primo all'ultimo e sicuramente anche con qualche piccolo errore. Quindi questo è un test che ci aiuta, no, proprio a capire l'importanza a volte della congruenza, che è un rafforzativo di quello che noi stiamo leggendo e che quindi dobbiamo comprendere. Spesso ci sono degli errori, no, nella comunicazione, dove ad esempio si fa vedere la cosiddetta call to action, cioè la chiamata all'azione, visita il nostro sito, chiama il numero verde, e mentre oppure si legge anche l'offerta che viene proposta da una compagnia, a un certo punto magari in televisione compare a schermo una scritta, ma c'è il voice over, quindi colui che sta raccontando le cose, che dice tutta un'altra cosa. E dobbiamo sempre considerare, no, che noi, il nostro cervello è pigro, noi per definizione siamo dei risparmiatori cognitivi, quindi abbiamo bisogno veramente di comprendere le cose in maniera semplice, a maggior ragione quando poi siamo circondati da tantissimi stimoli. Quindi il discorso della congruenza è importante, altrimenti se questa manca è difficile, no, per noi ricordarci sempre di tutto quello che ci viene proposto, e quindi questo è un ulteriore insight per la parte della comunicazione. Infine, quindi i processi di attenzione, di memorizzazione sono molto importanti, ma sono importantissime anche le emozioni, perché con queste tecnologie, con questi strumenti che le neuroscienze diciamo ci consentono di usare, in realtà possiamo proprio misurare, no, le nostre reazioni emotive, e perché nonostante, è vero, milioni di anni di evoluzione e di sviluppo, però noi facciamo spesso molto affidamento, no, sulle nostre emozioni quando prendiamo delle decisioni. E capire il ruolo che l'emozione ha nel comportamento proprio del consumatore è molto importante, no, per chi deve creare prodotti e servizi. E dobbiamo però anche un minimo fare una differenza tra le emozioni e i sentimenti, perché le emozioni sono proprio quelle reazioni fisiologiche immediate, automatiche, no, a degli eventi e degli stimoli esterni di breve durata, e si verificano a livello proprio inferiore nelle regioni subcorticali del cervello, in particolar modo dell'amigdala, però ci aiutano, no, a sopravvivere, a produrre delle risposte veloci, non quelle là proprio di fuga o meno. E poi ci sono invece i sentimenti, cioè quelle sensazioni fisiche che in realtà sorgono quando interiorizziamo le emozioni e durano più a lungo, e si verificano invece nelle regioni neocorticali del cervello, quindi quelle regioni che, come abbiamo visto, si occupano dei pensieri coscienti, del ragionamento e del processo decisionale. E in realtà le emozioni sono molto importanti, perché, come ha detto Antonio Damasio, noi non siamo delle macchine pensanti che si emozionano, ma al contrario siamo delle macchine emotive che pensano. Quindi le emozioni sono molto 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 importanti, e le emozioni hanno un po' anche diciamo ribaltato il paradigma di riferimento in cui prima si pensava che i consumatori e gli umani fossero degli esseri perfettamente razionali, quindi prima noi pensiamo, agiamo e poi, no, ci emozioniamo. Al contrario, invece, ci si è resi conto che prima noi ci emozioniamo e successivamente poi facciamo, e quindi razionalizziamo e giustifichiamo la scelta fatta. E inoltre l'ultima cosa è che le emozioni sono molto importanti, perché rafforzano anche il ricordo degli eventi. Le emozioni sono dei marker emozionali. Questo è un altro piccolo giochino che proponiamo per capire bene, no, quanto le emozioni ci aiutano a ricordare gli eventi. E se io vi dovessi chiedere, ad esempio, dove eravate il 9 giugno del 2010, no, voi che cosa mi rispondete? Quanti di voi si ricordano che dove erano e che cosa hanno fatto il 9 giugno del 2010? Teoricamente nessuno, a meno che giusto veramente uno o due volte in 10 anni mi è capitato veramente di ascoltare una risposta, perché magari quel giorno era il giorno del diploma, era il giorno del matrimonio, ma in generale il 9 giugno del 2010 non ci dice nulla a nessuno di noi. E invece comunque in quel giorno noi avremmo sicuramente fatto delle cose, stavamo sicuramente in un posto. Ma se io vi dovessi chiedere, per le persone un po' più adulte, perché già i ragazzi di 20 anni questa informazione ovviamente non la ricordano, però le persone un po' più adulte dove erano l'11 settembre del 2001, sono sicura che
proprio vi ricordate tutto di quella, cioè tutto tanto di quella giornata, dove eravate, che cosa stavate facendo, come eravate vestiti. E se qualcuno non si ricorda, perché magari era piccolino, l'11 settembre del 2001, se io dovessi chiedere, no, immaginate il giorno del vostro diploma, il giorno della vostra laurea, il giorno in cui comunque c'è un evento importante, no? Sono sicura che anche in questo caso voi ricorderete tantissimi dettagli. Quindi capite bene l'importanza delle emozioni, no? Che proprio facilitano anche il ricordo degli eventi, sono proprio dei marker nella nostra memoria. Quindi, se la cosa importante è che è vero che i fatti informano, però è anche vero che sono le emozioni a coinvolgerci. E per chiudere questa parte proprio sull'importanza dell'attenzione e della relazione tra attenzione, memoria ed emozione, abbiamo capito quindi che quotidianamente siamo esposti a milioni di bit di informazioni al secondo, ma siamo in grado di elaborarne solo una piccola parte. Non possiamo quindi trattenere tutte le informazioni che stiamo ascoltando, ma se io dovessi chiedere a che cosa serve l'attenzione, e voi un attimino solo, vi chiedo scusa, proprio un secondo. Sì, tra qualche istante, signora, facciamo una pausa. Sì. Così. Okay. Proprio tra un secondo su questo, e infatti l'ultima slide mi sa su questa parte qua. Sì, io quindi, se torniamo a quello che abbiamo visto prima, che cosa serve l'attenzione? Sicuramente serve a selezionare, ormai l'abbiamo capito, no? E l'informazione nuova ha maggiore probabilità di catturare la nostra attenzione, è proprio una questione di sopravvivenza, no? Per la riproduzione. Ma vi ricordate prima che io vi ho chiesto di dirmi un po' le differenze tra le due foto? Allora io adesso, se vi dovessi chiedere, vi ricordate il numero della targa della prima immagine, intesa proprio come targa completa? Non la ricordate, vero? Cioè proprio la targa, il numero completo. E vi ricordate il colore della giacca del signore nella seconda auto? Neanche. E se vi dovessi chiedere quante auto c'erano? Due. No, erano di più. Ok, e se io dovessi chiedere anche qual era il colore del motorino vicino al negozio? In realtà questo non c'era, è un falso ricordo. Come potete notare, quindi, qui c'erano, no? Erano delle informazioni che noi abbiamo visto quanto, forse un quarto d'ora fa? Però non siamo comunque riusciti a memorizzare tutte queste informazioni, sebbene fossero poche, sebbene io proprio vi avessi chiesto di identificare queste differenze. Ma questo perché in realtà? Perché se c'è attenzione c'è anche memoria, e se c'è memoria poi c'è anche azione. Quindi l'attenzione automatica in realtà, no, quella sotto il secondo, è quella che guida poi l'attenzione del consumatore, però non guida sempre le nostre preferenze, perché per questo c'è bisogno di emozionare. Ovviamente erano due immagini che le abbiamo viste per gioco, non c'era nulla di un contenuto altamente emotivo che comunque potesse suscitare in voi un particolare interesse, del motivo per cui sì, ok, l'abbiamo vista in quel momento, gli abbiamo dedicato un pochettino della nostra attenzione per comprendere le differenze, ma poi in realtà tutto questo non ci è servito, l'abbiamo ovviamente tralasciato perché non ci ha emozionato. Quindi capite bene l'importanza delle emozioni, di questa relazione tra attenzione, memoria ed emozione. Quindi tutto questo ha portato ovviamente alla nascita di questo nuovo approccio per comprendere meglio davvero quali sono i nostri processi decisionali, quindi applicazione delle tecnologie neuroscientifiche per meglio comprendere la mente del consumatore, ed è una disciplina che è nata proprio per approfondire, no, le conoscenze sulle persone, sui loro comportamenti e proprio su come decidono. Quindi è un campo di studi che mette insieme ovviamente tante discipline, dalla neuroscienza alla neuroeconomia,
economia, psicologia cognitiva e quant'altro, e si propone semplicemente di indirizzare, ispirare e guidare le imprese e le organizzazioni proprio per comprendere meglio, in modo più approfondito, quali sono i bisogni e le attese dei consumatori, per fare che cosa? Per favorire quel miglioramento continuo delle proprie strategie, sia di marketing, di comunicazione management e anche di brand equity, quindi una serie di concetti che poi vedremo come realmente si concretizza subito dopo la pausa, quindi quali sono gli insight che possiamo ottenere e come realmente poi ci possono anche aiutare come consumatori, altrimenti potrebbe sembrare, no, apparentemente soltanto a beneficio delle aziende. E di questo ne parliamo quindi tra poco con degli esempi applicativi. Come ha detto Umberto, ci diamo 10-15 minuti di pausa e ci ritroviamo qui tra poco. Va benissimo, alle 11:30 siamo di nuovo qui. A tra poco. Perfetto, grazie. A tra poco. Grazie Patrizia. A voi, grazie.